chiamo subito il sindaco di Genova Pucci per il saluto iniziale, padrone di casa. Benvenuto sindaco. Bene, un saluto alla ministra, un saluto a tutte le autorità, un saluto soprattutto a tutti gli espositori. A loro dobbiamo dire un grande grazie per essere qui oggi. Il 60° Salone di Genova. Bene signori, io avevo qualche mese, non avevo ancora compiuto un anno quando c'è stato il primo salone. E il salone non si è mai fermato per questi 60 anni, non si è fermato nemmeno questa volta. Questo secondo me è il messaggio principale. Il salone non si ferma mai. E così è la città di Genova, noi non ci fermiamo mai. E anche in quest'epoca, diciamo così, con sfide non facili, siamo stati in grado tutti assieme di non fermarci e di portare avanti il salone. Io devo ringraziare tutte le amministrazioni, dal comune alla regione, all'autorità portuale, al porto antico, alla Confindustria, alla Confindustria Nautica, tutti quelli, ministero, vice, tutti quelli che hanno partecipato. Un grande esempio di lavoro di team che non deve assolutamente essere sottovalutato, ma anzi deve essere portato sul palmo della mano. Perché qui a Genova abbiamo fatto una grande cosa con il salone, l'unico salone, lo dico, al mondo. Nell'anno 2020 è l'unico salone al mondo. E signori, diciamolo forte, diciamolo chiaro e facciamo sì che tutti se ne accorgano. Ecco, Genova è stata una città che ha imparato da queste cose, si è sempre tirata sulle maniche quando ce n'era bisogno, l'abbiamo dimostrato recentemente, continuiamo a dimostrarlo con il salone, continueremo a dimostrarlo in futuro. E sappiamo che tutti noi, tutti i genovesi sanno che abbiamo chiesto notevoli stanziamenti nel recovery fund per la città, abbiamo chiesto circa 5 miliardi per molte opere importanti per la nostra città, per essere a livello europeo e per essere considerata veramente la città dove passa il commercio, la cultura e le persone per entrare in Italia, per entrare in Europa, soprattutto per quello che è il Sud Europa. Come nei secoli siamo stati una città assolutamente importante, per questo così vogliamo esserlo anche adesso e vogliamo prendere il nostro posto come città nell'Europa e nel mondo. Quelli che verranno qui a vedere il salone, che sono assolutamente benvenuti in città, a loro chiedo di andare per i Carucci a vedere la strada, a vedere la città, per vedere le nostre opere d'arte. Chiedo se è possibile di andare per il mare a vedere la città dal mare. È uno spettacolo incredibile che aveva già affascinato il Petrarca nel 1300 e continua a affascinare tutti noi oggi. Noi genovesi abbiamo fatto un regalo speciale al 60° compleanno dei 60 anni per il Salone Nautico. Abbiamo regalato la nave più lunga del mondo. 1,70 km di acciaio, a forma di carena di nave, che è sospeso sui piloni tra il lato di Ponente e il lato di Levante della Val Pulcella. Questa lunga nave fatta d'acciaio è il regalo che possiamo fare al Salone, possiamo fare a Genova e facciamo a tutti, perché vogliamo continuare a lottare, a vivere, a lavorare, a trascorrere il tempo libero nella nostra città e nella nostra regione. Io sono assolutamente certo che tutti voi apprezzerete la nostra città quando la vedrete e per tutti gli espositori auguro veramente un grande Salone, auguro un grande Salone anche a tutti quelli che lavorano attorno, nel contesto che sono tante persone, perché il salone, vedete, è la passione per il mare, quella cosa che viene dal cervello ma viene anche dal cuore. E questa passione non fa altro che poi avere una ricaduta economica e occupazionale sulla nostra città e su tutta l'Italia. È uno dei nostri vanti e non dobbiamo assolutamente essere timidi, anzi dobbiamo essere orgogliosi e farlo conoscere al mondo. Auguro a espositori, cittadini, turisti e a tutti quelli che verranno un bellissimo salone. E come diciamo noi genovesi, e come si dice anche qui come motto per il salone, noi non ci fermiamo mai. Buon vento a tutti voi.